Conferenza stampa del gruppo Centese di Fratelli d'Italia. Presente il senatore Balboni, nonché presidente della Commissione Affari Costituzionali del governo Meloni e tra i fondatori del gruppo politico nazionale Fratelli d'Italia, il quale chiede la solidarietà del sindaco di Cento Accorsi alla capogruppo Calderone per le accuse infondate e insulti talvolta di stampo sessista ricevuti a Centinaia dalla capogruppo. Cento, Ferrara, 5 settembre 2024, di Marco Rabboni per TC100 Web TV online da quindicentesi.it. L'ira politica del senatore Balboni si intensifica maggiormente quando constata che questi insulti sono ancora pubblicati come commenti a pubblicazioni del sindaco sui suoi profili social. Poi dal presidente Balboni arriva una lezione di bon ton politico, perché il presidente Balboni, politico di lungo corso e punto di riferimento indiscusso della politica ferrarese, sottolinea come democraticamente è giusto che le istituzioni rispondano alle domande delle opposizioni, belle o brutte che siano. Ma andiamo alla conferenza stampa presieduta dal coordinatore centese di Fratelli d'Italia, Alessandro Guaraldi, che lascia la parola poi al presidente senatore Alberto Balboni. Chiude la conferenza stampa la capogruppo Francesca Calderone, che porta la sua testimonianza per come vive questi momenti, con una voce che a volte rivela la sua emozione e rabbia, dover commentare queste situazioni. Grazie mille senatore, io vi ringrazio in anticipo tutti per essere qui così numerosi, è un'occasione molto importante. Siamo giunti a settembre, ricominciamo con l'attività politica, anche se materialmente non ci siamo mai fermati, perché anche in tutto il mese d'agosto, come avrete letto sia dai giornali sia per chi segue il Consiglio Comunale, abbiamo fatto numerose attività politiche. E faccio una premessa, innanzitutto a breve inizieremo anche con la raccolta firme per quanto riguarda la famosa stazione di posta. È un tema che ci sente abbastanza partecipi, soprattutto perché abbiamo anche scoperto che manca qualche regolamento a livello comunale che ci ha rallentato nella partenza di questa raccolta firme, quindi dovremmo lavorare anche a livello di regolamenti comunali. Detto questo, e fatto questo doveroso incipit, motivo per cui siamo qua questa sera. Avrete sicuramente letto nell'ultimo anno, ma possiamo dire anche negli ultimi 2 anni e mezzo, le diverse attacchi che sono arrivati da parte della maggioranza nei confronti di Fratelli d'Italia, a tal punto che come consiglieri di opposizione noi abbiamo un ruolo fondamentale, ovvero il ruolo di garanzia e di controllo. Quando poniamo delle domande che possono creare qualche problemino alla maggioranza, ecco che parte questo meccanismo di autodifesa che porta a buttare la discussione politica in discussione personale, quindi si cade nei personalismi. L'abbiamo visto sui giornali, l'abbiamo visto anche attraverso dei post Facebook. Francesca Calderone, molto più di me, ha subito questi attacchi, ma non per questo bisogna rimanere in silenzio. Come sapete, abbiamo posto, soprattutto per quanto riguarda la questione teatro, diverse domande a cui non è stata data risposta. Dopo il senatore Balboni e Francesca Calderone sicuramente entreranno più nel merito. Io invece voglio parlare di quello che è capitato fuori dal Consiglio Comunale. Questo clima di, possiamo definirlo in tutto e per tutto, odio, non si è fermato soltanto sui social. Qua in sede abbiamo ricevuto delle minacce, anche delle minacce di morte, però ci volevano dare fuoco, quindi direi proprio che è una minaccia di morte. E oltretutto queste minacce si sono anche tramutate in atti concreti, non verso la nostra persona ma verso la sede, quindi abbiamo avuto diversi atti vandalici, da colla lanciata contro la vetrata, profilattici sempre legati alla maniglia della porta. Abbiamo denunciato diverse volte e poi abbiamo anche dovuto prendere delle precauzioni, proprio come vedete anche dal cartello che c'è fuori attaccato alla porta, proprio perché eravamo stanchi, anche se dei danni fisici oggettivi non ce ne sono stati,
ma però eravamo stanchi di dover ogni volta trovarci delle cose che non andavano bene e che potevano sicuramente allontanare soprattutto i giovani dalla politica, perché chi magari un genitore, ecco, diciamo, mi metto nei panni dei genitori, questo che vedono il ragazzo che va in una sede che subisce diversi atti vandalici, magari possono non sentirsi tranquilli e possono limitare per la tutela del figlio magari l'attività politica del figlio. Questa è la cosa che secondo me più è pericolosa in uno Stato democratico, perché l'espressione politica soprattutto dei giovani deve sempre essere tutelata. Quindi proprio per questo credo sia necessario fare il punto della situazione oggi su questo clima d'odio che si è venuto a creare ed entrare anche nel dettaglio, perché molto spesso sui giornali oppure sui post Facebook c'è uno spazio molto limitato di dibattito e quindi spesso non si riesce ad avere un vero e proprio confronto politico. E per questo lascio la parola al senatore Alberto Balboni, che ringrazio oggi per essere qua sempre al nostro fianco. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie ad Alessandro. A me fa sempre piacere venire a Cento, rivedere tanti vecchi amici ma anche tanti nuovi giovani che si avvicinano al partito. Alle ultime elezioni europee a Cento Fratelli d'Italia ha superato il 38%, quindi una percentuale molto importante, e quindi il merito va certamente a Giorgia Meloni senza alcun dubbio, ma credo anche al lavoro che state facendo voi sul territorio, perché se la media nazionale è il 29 e a Cento siamo al 38, evidentemente c'è un 9% di plusvalore che dobbiamo riconoscere ai centesi e in particolare a chi rappresenta il partito a Cento. Immagino che molti di voi abbiano seguito sulla stampa le polemiche di queste ultime settimane. Io sono intervenuto perché mi pareva assurdo che in una città civile e democratica come Cento, dove si è sempre rispettato l'opinione di chiunque, c'è sempre stato un confronto più che sereno, chiaramente le opinioni sono diverse, ma questo è il sale della democrazia, mi sembrava assurdo che soltanto perché il nostro capogruppo Francesca Caldarone ha fatto delle domande al sindaco, delle domande di merito, di interesse pubblico, il sindaco avesse risposto, come dire, personalizzando la questione, attaccando su un piano personale il consigliere comunale, proprio per evitare di rispondere, perché poi in realtà, tranne una cosa o due, non ha proprio risposto. Ma la cosa più grave è che il sindaco, con questa campagna denigratoria nei confronti di un esponente dell'opposizione, ha aperto uno spazio incredibile che un rappresentante delle istituzioni non si dovrebbe mai permettere di fare, di aprire, a tutta una serie di commenti di odio nei confronti del nostro capogruppo, molti dei quali comparsi sulla pagina Facebook del sindaco, il quale si è ben guardato dal cancellarli e quindi sostanzialmente ha dimostrato di condividerli. E questo è molto grave. Vorrei dire al sindaco di Cento che alle domande dell'opposizione, giuste o sbagliate che siano, piacevoli o spiacevoli che siano, si risponde nel merito, non si risponde delegittimando la persona, non si risponde attaccando la persona. Questo è molto grave che avvenga a Cento, perché noi sappiamo, purtroppo, io ho una certa età, ve lo posso confermare, che poi succede che qualcuno si senta autorizzato a passare dalla parola ai fatti. E se questo dovesse mai succedere, io mi auguro non succeda, a chi vogliamo attribuire la responsabilità di un eventuale fatto del genere, se non a chi ha evitato di mettere una parola netta contro gli odiatori che alimentano questo clima sui social, a cominciare dalla pagina del sindaco e dalla pagina del PD. Cioè, se qualcuno sulla mia pagina Facebook incita all'odio nei confronti di un esponente, chiunque esso sia, anche della sinistra, io la faccio cancellare immediatamente quella frase. Perché è un dovere di chi rappresenta le istituzioni dare anche l'esempio. Qui, purtroppo, a Cento abbiamo l'esempio opposto. E ho chiesto a Francesca di stampare e di mettere a disposizione della stampa le frasi di cui stiamo parlando. Sono a vostra disposizione.
signori della stampa? Perché ci si scandalizza appena qualcuno fiata nei confronti di un esponente della sinistra e si accetta in silenzio gli insulti al capogruppo dell'opposizione? Perché si pretende sempre la solidarietà, che giustamente viene data, quando oggetto di odio è un esponente della sinistra, e quando invece oggetto di odio è un esponente della destra, si rimane tutti in religioso silenzio, cari esponenti della sinistra di 100? Ma ve li voglio leggere questi commenti, alcuni perché sono troppi, non voglio rubare troppo tempo alle 7, siete tutti impegnati e quindi voglio... Renato Bortoluzzi, sulla pagina del sindaco. No, questo su un post dell'Elisabetta Giberti. Su un post della Giberti. Se vai avanti speriamo che tu possa trovare un platano. Va bene? Un altro. Sei giovane e carina, lascia perdere, il vino annebbia la mente, se poi sei nata già ritardata. Allora, puntini, puntini. Quindi abbiamo un signore che dà della ritardata a un consigliere comunale perché fa il suo dovere. Ne leggo un'altra. Sei una poveretta. È anni che gracchia in paese. Cioè... sono quattro pagine, non è che voglio stare a leggere tutte, ma ve ne voglio leggere una in particolare, perché su questa c'è molto, ma molto da dire. Un certo Giorgio Contri, Giorgia Contri, spero non per me la signora è insoddisfatta sessualmente. Ah, non c'è da ridere, sa? No, è da amica, fra virgolette, le do un consiglio. Se non trova il giusto manico, va bene? Si rivolga alla patata. E le garantisco che la vita le tornerà a sorridere. Simpatica. Allora io dico, questo è un commento sessista o non è un commento sessista? Se un commento del genere fosse stato rivolto a un esponente politico donna di sinistra, ci sarebbero i caschi blu dell'ONU, ci sarebbero i cortei delle femministe, ci sarebbero i fondi sul Corriere della Sera, su Repubblica, sul Fatto Quotidiano, aprirebbero a prima pagina commenti sessisti contro consigliere comunale del PD, per dire, per dirne uno, o dei 5 Stelle, no, siccome il commento sessista è contro Francesca Caldarone, che ha l'unico torto di essere di destra, allora silenzio assoluto, allora nessuno si indigna. Allora è normale dire che ha bisogno di un manico buono a una ragazza di destra che fa politica e che disturba il manovratore. Questo non è accettabile, signor sindaco, signor sindaco, signor segretario del PD, signori esponenti della maggioranza di 100, signori assessori, signore femministe, signora segretaria De Ludi, signora Zapaterra, signora parlamentare, signora Schlein, io mi aspetto una presa di distanza netta, chiara e immediata nei confronti di questo commento sessista contro la nostra consigliere, che è pubblico da quando? Un mese? Ho preso le cose degli da più di un mese e nessuno ha avuto il buon gusto di prendere le distanze. Questo è inaccettabile. Mi spiego? Questo è inaccettabile, soprattutto se l'unica colpa di Francesca è quella di avere fatto delle domande, al quale, caro signor sindaco, in democrazia si risponde. Certo che l'opposizione è fastidiosa, e guarda caso, si chiama democrazia. Altrimenti, se l'opposizione fosse accondiscendente,
come ad esempio la signora Giberti, che non è opposizione, che è la quinta colonna del sindaco, che infatti attacca Calderone, dimostrando ancora una volta che Orgoglio Centese è stato fatto per far vincere la sinistra. E non tutti l'avevano capito all'inizio. Adesso spero che sia più chiaro, perché anche sulla pagina della Giberti ci sono tutta una serie di commenti come questi che metto a vostra disposizione. Perché non si può accettare. Ragazzi, non è che a 100 ci sono regole diverse che dalle altre parti del mondo, eh? Io mi sarei anche aspettato, ve lo dico chiaramente, che la stampa reagisse in questo, a questa situazione qui. Ma se io facessi un commento del genere sulla mia pagina Facebook, ma il giorno dopo cosa mi ritrovo addosso? Cosa mi ritrovo addosso io il giorno dopo se scrivessi che una mia avversaria ha bisogno di un manico buono? Cosa mi ritrovo addosso? Minimo mi chiedono le dimissioni immediate o no? Qui niente, niente, silenzio assoluto, acqua fresca. E allora io sfido la politica centese a dire una parola chiara sul giudizio che dà su questa frase, che è inaccettabile per la dignità, non di Francesca, per la dignità di ogni donna, specialmente di ogni donna che sacrificando il proprio tempo, la propria famiglia, i propri impegni, perché sappiamo che le donne devono fare il doppio del lavoro degli uomini, per loro non è fatica, lo sappiamo. Abbiamo un esempio straordinario che si chiama Giorgia Meloni, quindi una donna a fare quello che fa un uomo ci mette la metà del tempo, l'abbiamo capito, lo sappiamo, ormai siamo ben contenti di questo. Ma una donna che con dei figli, con una famiglia da portare avanti, con un lavoro sulle spalle, si dedica al bene pubblico, non si merita questo. E soprattutto non si merita il silenzio della politica e dell'opinione pubblica. Quindi io faccio un appello ai giornali, alla stampa, perché su questa cosa si apra un dibattito e chiedo da Elie Schlein in giù a dire una parola chiara, visto che loro ogni volta che un esponente di destra dice mezza parola sbagliata, giustamente mettono all'indice, e allora io chiedo che anche qui si esprimano e dicano che... Se per caso, visto che il bersaglio è uno di destra, allora si può fare. Perché non vorrei passasse il messaggio che se il bersaglio è una donna di destra, allora si può fare. Gli si può dare della donna leggera, gli si può dare della donna sessualmente repressa, gli si può dare di tutto quello che si vuole, la si può insultare, la si può offendere. Certo che le domande di Francesca danno fastidio, è lì apposta. Ti do una notizia, sindaco di Cento, i centesi hanno votato Francesca proprio perché facesse quello che sta facendo, perché una democrazia cammina su due gambe, una maggioranza e un'opposizione, la maggioranza governa e l'opposizione cerca di mettere in evidenza eventuali defiance, mancanze o inefficienze, funziona così, è la Giberti l'anomalia. Non è la Calderone fa ciò per cui è stata votata. Capisco che ad Accorsi piacerebbero tante Giberti e non piacerebbero le Calderone o gli Alessandro Guaraldi o gli altri esponenti dell'opposizione, ma questa è la democrazia e alle domande si risponde. E perché il sindaco non risponde alle domande? Veniamo alla seconda questione. In particolare io mi riferisco alle domande riguardanti la vicenda del teatro comunale, perché la vicenda del teatro comunale, comunque la si voglia giudicare, è una vicenda che colpisce al cuore l'intera comunità centese e la vetrina di Cento come il teatro, e quindi la cultura, la politica culturale di Cento, senza contare ovviamente i rischi di carattere economico-finanziario che comportano. Francesca ha fatto 13 domande al sindaco. Quanto tempo fa? Marzo. Sei mesi fa? Mm-hmm. Bene.
queste 13 domande il sindaco non ha risposto. E ci sono questioni molto delicate e molto rilevanti. Queste domande non hanno la risposta. Sono domande. La risposta ce l'ha il sindaco. E a queste 13 domande i centesi hanno il diritto di conoscere qual è la risposta del sindaco. Non se la Caldarone gli è simpatica o gli è antipatica, che non ce ne frega proprio niente. Il sindaco deve rispondere a queste 13 domande. Perché non lo fa? Perché quando Francesca raccoglie le firme secondo il vigente regolamento del Consiglio Comunale per ottenere, pensa te che scandalo in democrazia, un dibattito in Consiglio Comunale? È un attentato all'immagine di Accorsi fare un dibattito in Consiglio Comunale sul tema del teatro. Non si può, non si deve. Nonostante Francesca abbia raccolto le firme, il Consiglio non è stato concesso. Perché? Perché il regolamento è vecchio. Ma vi sembra un argomento a voi? Se il regolamento prevede 4 firme e ti portano 4 firme, tu devi fare, a parte che il dibattito, se sei una persona trasparente, lo dovevi fare a prescindere dalla richiesta formale e ufficiale, bastava una richiesta politica. Immaginatevi un consiglio comunale con un sindaco di destra che rifiuta un dibattito su un tema così rilevante perché il regolamento è vecchio. Arrivano i caschi blu dell'ONU. Oh no? No, qui tutto succede nel silenzio più assoluto. Tutto va bene. Cioè, non si discute sul teatro comunale di Cento e su quello che è successo. E va bene così. Anzi, la stronza è la Caldarone che chiede il dibattito. Ma è normale secondo voi questo? È democrazia secondo voi questo? Ma non la lasciano neanche parlare. A me non pare che sia. Beh, insomma, lei mi sembra che quando deve parlare. Se la prenda. Tentano di non farla parlare, ma non ci riescono e non ci riusciranno. E poi leggo che la querelano per uno scambio di battute nei confronti di una signora che l'aveva attaccata. Ma io la difendo gratis fino in Cassazione, se questo è il problema. Cati costano. Se uno ha dei soldi da buttare via, in querele chiaramente infondate, li butti pur via. Io la difendo gratis. Non so se questa presunta o futura o effettiva querelante ha degli avvocati che la difendano gratis. Francesca ce l'ha un avvocato che la difende gratis, che si chiama Alberto Balboni. Poi, se vogliamo andare in tribunale a discutere di queste cose, andiamo in tribunale a discutere di queste cose. Noi preferiremmo discuterne in consiglio comunale. Pensate un po' come siamo eversivi. Siamo talmente eversivi che vorremmo discutere di un problema gravissimo in consiglio comunale. E invece i paladini della democrazia ci vogliono portare in tribunale. Ma non è in tribunale che si deve discutere il teatro. Del teatro si deve discutere in Consiglio Comunale. E allora, e concludo, poi ci sono tante altre questioni, insomma a me sembra che il teatro sia la più importante, però ce ne sono talmente tante altre che le lascio ovviamente a Francesco. Se il sindaco non fa il suo dovere, non risponde a queste domande e non convoca un Consiglio Comunale per discuterne davanti ai cittadini, rimane un'arma soltanto. E in democrazia uso quell'arma, che si chiama interrogazione parlamentare. Non si vuole discutere del teatro comunale di Cento nel Consiglio Comunale di Cento, vi do una notizia, se ne discuterà in Parlamento. A meno che il PD di Cento non ritenga grave anche questo. Dopo che ha ritenuto grave che un parlamentare di Fratelli d'Italia desse la solidarietà a un consigliere comunale di Fratelli d'Italia per gli attacchi che potete leggere tutti, usciti contro di lei,
Il PD non ha ritenuto grave la frase sessista, il demente, schiantati contro un patron. No! Il PD ha ritenuto grave che Alberto Balboni avesse dato la solidarietà a Francesca Caldarone, perché il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato non deve dare la solidarietà a chi viene insultato. A chi la devo dare? A chi insulta? Cioè, ma ragazzi, ma sembra, ma voi ridete, ma è così, Ho detto qualcosa che non corrisponde alla verità? E la situazione è questa. Allora, non se ne vuole discutere in Consiglio Comunale? Non se ne vuole dare una risposta in Consiglio Comunale? Non c'è problema. La porto in Parlamento la questione. E la chiedo al Ministro, competente la risposta su questa questione. Perché si dà il caso che i teatri vivano anche grazie a sovvenzioni statali. E quindi è di interesse non solo locale, ma anche nazionale questa vicenda. O sbaglio? No, se sbaglio ditemi, Questa è la situazione che si è determinata a 100 e che mai avrei immaginato nella civile democratica provincia di Ferrara, nell'ancor più civile democratica 100, di dover un giorno venire a fare una conferenza stampa di questo genere. Ma preferisco venire, fino a che siamo in tempo, prima che la situazione degeneri, perché mi sa tanto, leggendo questi commenti, che il rischio è che la situazione degeneri. E quindi concludo come ho iniziato. È responsabilità di chi governa 100 metterci un freno al più presto. Quindi io domani stesso mi aspetto una parola chiara proprio da chi ha alimentato questo clima, in modo che ci metta una pietra sopra, facciamo finta di aver scherzato, ricominciamo a parlare di politica, e per parlare di politica, caro sindaco, alle domande si risponde. E sappi che se non vuoi rispondere tu, troveremo il modo che qualcun altro risponda, perché è interesse dei cittadini, e sapete, chi mi conosce lo sa, che quando prendo un impegno sono solito portarlo fino in fondo, costi quel che costi, tanto più se si tratta di tutelare un esponente di Fratelli d'Italia, che ce ne fossero, perché se altri consiglieri comunali facessero il lavoro che fanno Alessandro e Francesca in Consiglio Comunale a 100, credo che i cittadini sarebbero più contenti, perché avrebbero ulteriori e maggiori elementi di giudizio e di conoscenza rispetto a quelle che hanno ascoltando soltanto l'unica campana che vi vogliono fare ascoltare. In democrazia tutte le campane vanno ascoltate. E grazie dell'attenzione. Francesca. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, ma questa sera il mio grazie, non doveroso ma sentito, nei confronti del senatore Alberto Balboni, che da subito ha espresso la sua solidarietà nei miei confronti, e vi posso garantire che mi è stato molto vicino, mi ha supportato in questo periodo non sicuramente facile, perché per quanto voi mi conosciate come una persona forte, una persona che non si fa fermare, sono comunque una persona, sono una donna, sono una mamma, e quindi gli attacchi fanno male, ve lo posso assicurare, però non per questo mi fermeranno, anzi. Mi hanno fatto capire che la democrazia va combattuta con la democrazia e non con il silenzio che loro vorrebbero imporre quando le cose che gli vengono chieste sono scomode. E quindi, per quanto io abbia pensato a volte di mollare, sicuramente non è questa la mia intenzione, perché non mi fermeranno, possono continuare tranquillamente. Che il loro atteggiamento si riassuma in una frase che a me piace molto, che è quella che dice che certe persone non ti criticano quando fai qualcosa di male, ma ti criticano perché fai qualcosa meglio di loro. Sicuramente noi stiamo facendo qualcosa meglio di loro, perché stiamo riportando alla luce fatti, anzi i non fatti che stanno facendo loro. Stanno governando da 3 anni in questa città, l'hanno peggiorata, l'hanno svuotata nel cuore e nell'anima, e non stanno facendo assolutamente nulla nell'interesse delle persone, dei cittadini centesi. Tornando un passo indietro sulla questione teatro, che è il fulcro della polemica su cui nasce un po' tutto,
Vi posso solo dire che io ho tirato fuori la questione teatro dopo che ho ricevuto, tra virgolette, una minaccia del sindaco durante una capigruppo, dove diceva che chiunque avesse messo fuori la notizia della rescissione del contratto in danno anticipato contro l'azienda avrebbe potuto ricevere una denuncia e comunque se nel caso in cui fosse venuta fuori la notizia non ci avrebbe più detto nulla. Al che ovviamente la mia reazione è stata esattamente il contrario, perché non mi silenziano così, io non accetto minacce del genere, siamo in democrazia. Il sindaco è tenuto a riferire tutto quello che riguarda le cose di Cento, le cose dei cittadini di Cento a noi consiglieri e anche a dirle ai cittadini centesi. Se pensa che le cose funzionino come è abituata la sinistra, mettendo fuori solo ciò che a loro fa comodo, non ha capito assolutamente nulla di come si lavora in democrazia. Al che io ho dato subito alla stampa la notizia appunto della perdita dell'azienda che stava ristrutturando il nostro caro teatro, e vi posso assicurare che la questione non è finita qui come fa credere il nostro sindaco. Innanzitutto, durante il consiglio comunale del 31 luglio, dove si è discussa la salvaguardia, ha stanziato ulteriori 800.000 euro per un'eventuale futura gara d'appalto per il teatro comunale, senza che ci fossero nell'elenco le specifiche della gara, del perché fossero stanziati così tanti soldi. Quindi i centesi pagheranno un ulteriore conto di 800.000 euro per una nuova gara. E questo perché? Perché lui ha voluto giocare con la città di Cento, svegliandosi una mattina decidendo, anziché parlare con l'azienda, trovare una soluzione con l'azienda, di rescindere il contratto senza neanche confrontarsi mai con noi dell'opposizione. Io ho provato a convocare ben due volte il Consiglio Comunale, la prima volta mi è stato risposto che l'argomento non è inerente alla trattazione del Consiglio Comunale, la seconda appunto che le quattro firme non sono sufficienti perché il regolamento del Comune di Cento è troppo vecchio e loro non possono attenersi al regolamento del Comune di Cento. In ben tre anni però non lo hanno neanche mai cambiato, un regolamento esiste e quindi dovrebbero seguirlo. Comunque resta il fatto che molto presto sicuramente i centesi dovranno subire del male, perché ovviamente l'azienda che si è vista insultare sui giornali da parte del sindaco ha annunciato un ricorso in tribunale e il ricorso in tribunale sta per arrivare. L'azienda mi ha autorizzato anche a dirlo pubblicamente perché verrà depositato molto presto, ovviamente non conosco i particolari, non li voglio sapere. E voglio sperare per Cento che, non voglio sperare per Cento, diciamo, non voglio sperare che l'azienda abbia torto, perché non voglio sperare il male per gli altri, però vorrei sperare per Cento e per i centesi che non sia come dice l'azienda, perché sarebbe veramente un danno troppo grosso per noi centesi, che rischiamo di dover pagare un conto salato e anche un'ipotesi di non rivedere presto o mai più il nostro teatro aperto. E quindi questa cosa mi dispiace. Quindi la questione del teatro è questa. Io continuerò, tenterò per l'ennesima volta magari a riconvocare un consiglio comunale straordinario, magari dopo le parole del senatore finalmente il PD centese si decide a dare risposte, le risposte che i centesi meritano, non che Caldarone Francesca merita, perché io sono il portavoce delle persone che mi hanno e non mi hanno votato, sono la portavoce delle persone di Cento che mi chiedono spiegazioni e mi chiedono di aiutarle. Detto ciò, al sindaco interessa solo una cosa in questa città: spendere soldi per costruire un dormitorio in pieno centro, spenderà milioni di euro dei cittadini centesi per abbattere una palestra che serve ai nostri ragazzi che sono senza, che sono costretti ad andare in giro durante l'orario scolastico per costruire un dormitorio, e non ci è dato sapere né chi sarà ospitato, né quali sono i parametri per l'ospitalità, e né tantomeno, siccome è stato stimato un costo di affidamento pari a 1 milione di euro annui ad una cooperativa per il mantenimento dei vari servizi per l'utilizzo del dormitorio, non ci è dato sapere chi dovrà pagare questo conto, se i cittadini centesi, i cittadini ferraresi, i cittadini emiliani, non lo sappiamo. Sappiamo solo che il dormitorio avrà un costo di circa 1 milione di euro annui, a parte il costo della costruzione e la perdita della nostra vecchia palestra della bocciofila, che poteva essere recuperata per i nostri ragazzi centesi. Parliamo poi dei soldi che hanno speso per accendere il mutuo per comprare la scuola di Corporeno,
Scuola di Corporeno, che sappiamo tutti, una scuola costruita da Piero Lodi in fretta e in furia, in pochi mesi, con materiali scadenti, che sta cadendo letteralmente a pezzi. E non lo dico io, perché non sono un tecnico da potermi permettere di dire una cosa del genere. C'è una relazione tecnica fatta dal Comune di Cento, prima dell'acquisto, che elenca una serie di carenze materiali e anche strutturali importanti. Si parla di sottosuolo che sta cedendo, di tetto fragile, di perdite d'acqua, di cose molto importanti, ma nonostante ciò ha acceso un mutuo trentennale sulle spalle di cittadini centesi per comprare una scuola, per chiudere un mutuo acceso da Piero Lodi. Stessa cosa ha fatto per l'asilo di Alberone, che c'è una natalità pari a zero ad Alberone e che è lontanissimo da Cento e dalle altre frazioni limitrofe, con un costo anche questo di milioni di euro sulle spese dei cittadini centesi, perché era stato fatto, iniziato un progetto dal vecchio PD di Piero Lodi e andava concluso nei tempi prima che arrivasse una multa per la non completezza dell'opera, e che servirà a fare un favore ai cittadini di Finale Emilia, perché gli unici che usufruiranno del servizio saranno i cittadini finalesi. Quando noi abbiamo le rodari chiusi dal terremoto, quando abbiamo le carducci con i bambini che sono costretti a migrare in altri istituti perché non hanno le classi adeguate per poter fare lezioni, noi ci permettiamo di spendere milioni di euro per un asilo che i centesi non sfrutteranno. E fa finta che vada tutto bene, perché continua, nonostante ci siano le dimissioni di massa delle consulte civiche, il sindaco fa finta che vada tutto bene, ma non capisce che questo è un segnale chiaro di abbandono completo, perché io non ho mai visto nella storia di Cento la dimissione in massa di quasi tutte le consulte dei presidenti. C'è qualcosa che non va? È un messaggio, ma lui non lo recepisce. Penso che lui recepisca solo ciò che gli fa comodo, anzi, come piace dire a me, è prono ad una politica che gli dice cosa deve fare. A me questa politica non piace, perché innanzitutto Fratelli d'Italia non mi dirà mai di fare qualcosa per andare contro i cittadini centesi, e mai io accetterò una cosa del genere. Quanto pare il PD la pensa diversamente, però glielo stiamo lasciando fare. Un'altra cosa che volevo dire, è nata una polemica molto importante per quanto riguarda il quartiere della Ceres. So che tanti cittadini centesi sono lontani dal quartiere della Ceres, io ci ho abitato da piccolina e mi stava un po' a cuore la situazione. I cittadini della Ceres di Via De Gasperi sono rimasti senza acqua per diversi giorni. Tre giorni. Ecco, abbiamo un cittadino della Ceres qui. Tre giorni. E quando li interpellavamo dicevano che avevamo le autobotti e le fontanelle d'acqua, senza essere mai venuti a vedere se c'era qualcosa a disposizione. Lei mi conferma che l'autobotte la pagherete voi cittadini? Che ne abbiamo già pagate due e stiamo per pagare la terza. Allora, a me, certo, quando io ho chiesto aiuto, o quando ho sollevato il problema, perché i cittadini me l'hanno detto, che erano senza acqua durante luglio e c'erano 40 gradi, sono stata accusata dalla Giberti, che lei stessa sul suo profilo Facebook, forse non si ricorda più, scriveva che i cittadini erano senza acqua, di strumentalizzare e di dire bugie. Lo stesso sindaco su un posto pubblico ha scritto che non è potuto intervenire in aiuto dei cittadini della Ceres perché la strada è privata. Allora, poi signori, ce la spiegano perché si prendono i soldi di occupazione solo pubblico. Esatto, allora la nostra domanda è: perché si prendono i soldi di occupazione solo pubblico? Se la strada è chiusa, perché è stato chiesto ai cittadini della Ceres centinaia di migliaia di euro per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico dei punteggi durante i lavori di restauro di alcuni palazzi? Perché passano i vigili a fare le multe se la strada è chiusa al pubblico? Perché esiste un atto del 2014 di Piero Lodi, su cui io ho fatto un accesso agli atti, un'interrogazione ufficiale urgente il 10 di agosto, e ad oggi, 4 settembre, non mi è stato risposto, e quindi attendo, ma io l'atto ce l'ho lo stesso. C'è un atto del Consiglio Comunale firmato, approvato dal Consiglio all'epoca di Piero Lodi, che apre la strada di Via De Gasperi a strada pubblica, strada aperta, e quindi prendendosi fatto, in carico, prendono atto, il Consiglio Comunale ha preso atto che è una strada privata ad uso pubblico, la usano tutti. Allora, il sindaco dichiara sul suo profilo Facebook, cioè sul profilo ufficiale,
accusando me di strumentalizzazione, che lui non è potuto intervenire, cosa che, al di là del fatto che fosse vero o meno, il sindaco aveva il dovere di andare dai cittadini disabili, anziani e non a dargli l'acqua, senza stare seduto su una scrivania a fare, a scrivere cose contro di me anziché agire nei confronti di queste persone. Ha avuto il coraggio di dire che la strada è chiusa quando in realtà esiste un atto, e io lo voglio perché ho fatto un'interrogazione, aspetto, attendo i 30 giorni, lui probabilmente sta aspettando fino alla fine per rispondermi. E dopodiché dovrà dirmi perché o dice bugie sulla sua pagina ufficiale o probabilmente non è a conoscenza neanche della città che governa. Ma la cosa più peggiore, una non esclude, esatto. La cosa più peggiore, noi facciamo le manutenzioni e perché sapevamo che era privato. Comunque, certo, quello che ha detto. Comunque ci sono tanti messaggi di... Però allora, se il comune viene all'incontro al quartiere, perché è una sezione di, come si deve, forte, non dica che deve prendere la strada, se la prende bene, ma ci sono da fare un casino di lavoro lì, da smontare tutto come si deve. Facciamo che un 25% lo paghino i residenti, che ne hanno già pagato troppo di soldi, e il restante 75% spalmato comune e regione. Perché noi nella città di Cento non ci rappresenta nessuno a livello regionale, non abbiamo un consigliere regionale. Però avete due parlamentari. Sì, ma... E niente. Comunque no, ma, ci manca poco. Dentro Cento, per dire, una città come Cento, davvero una persona... Ce l'avete il consigliere regionale, Marta Evangelisti, è sempre a vostra disposizione. Se comunque avete bisogno poco, andate da lei. Entro il 10 settembre per legge sono costretti a rispondermi e ad inviarmi l'atto. Una volta che avrò l'atto in mano potremmo magari fare, andare avanti e fare qualcos'altro e chiedere ulteriori spiegazioni al sindaco. E detto ciò, la cosa che mi dispiace e che mi colpisce fortemente è anche quando, oltre agli attacchi a me personali, che sinceramente ho anche le spalle forti, come vi ho detto prima, sono una donna molto forte che non mi lascio intimidire, è una mia caratteristica, non mi lascio intimidire, però fanno male quando queste cattiverie sono anche rivolte nei confronti delle mie figlie, cosa che è stato fatto, è stato augurato alle mie figlie di incontrare delle persone cattive, è stato augurato su profili Facebook anche di consiglieri, è stato detto che era meglio se non mi riproducessi. Quindi stanno dicendo alle mie figlie, ragazze splendide, che invito tutti a conoscere, sono ragazze meravigliose, di 20 e 19 anni, Sabrina e Melissa, che sarebbe stato meglio non nascessero, hanno insultato mia mamma pesantemente, sono andati sotto casa sua, dandole della fascista. Un signore l'altra sera le ha detto che dopo 30 anni, che dopo 30 anni che non fa galera è pronto a farsela. E quindi dopo tutte queste cose, lasciamo perdere anche le cattiverie che rivolgono a me, io non accetto e non permetto a nessuna persona di toccare la mia famiglia, è una cosa inaccettabile. Anch'io avrei da dire tante cose sulle famiglie degli altri, ma mai lo farò, non mi permetterò mai, perché la politica è scontro diretto tra avversari e non tra avversari. Se hanno il coraggio, rispondano alle mie domande, mi portino in consiglio, mi dicano in faccia quello che pensano, dicano in faccia Centesi la verità, non si nascondono dietro accuse o infamazioni contro gli altri. Comunque, volevo solo dire una cosa, siccome in consiglio comunale il sindaco lascia anche dire a certi consiglieri parole molto forti come fascisti o lascia che ridano mentre io intervenga, solo perché non sono modellabile secondo i loro canoni e mi chiamano quella là, volevo solo dire al sindaco, alla giunta, a tutti i consiglieri di opposizione col nome, e pretendo che io venga chiamata con il mio nome, mi chiamo Francesca, sappiate che Francesca non è ricattabile e non si lascia intimidire da tutto quello che le state facendo, anzi state alimentando la strada giusta per mandarvi a casa al più presto. Grazie Francesca, e credo che questo applauso, questo calore che hai ricevuto dai tanti presenti ti
ti risarcisca almeno in parte di tutte le cattiverie che hai subito. Se ci sono domande, abbiamo ancora 10 minuti, perché poi alle 19 c'è l'inaugurazione. Io volevo solamente fare una domanda, una presa d'atto, diciamo così, di quello che il senatore ha detto e che io voglio raccogliere sul fatto che anche la stampa doveva avere il contributo per stare più attenta a quello che capita, a quello che capita sul territorio a 360 gradi. Ecco, questo è un appello che io raccolgo, perché sicuramente su alcuni aspetti dobbiamo stare attenti, specialmente su questi, su questo aspetto qua, di questi insulti, specialmente quello che il senatore ha citato, che è molto importante. Quindi io ti facevo una domanda: a parte portare a Roma le questioni delle domande sul teatro e quant'altro, pensa che tramite il gruppo, adesso non dico lei, perché col fatto che è presidente degli affari costituzionali, quindi ne avrà tante da pensare, pensa che col suo gruppo a Roma si possa portare questo argomento, perché è importante. Cioè, è un, come diceva lei, senatore, se lo diceva un uomo, una donna di destra, avremmo avuto i caschi blu, e mi poco a dire i caschi blu. Quindi è un argomento importante. Io chiedevo se, a parte le domande sul teatro, ma anche questo è un argomento da portare a Roma, perché mi sembra importante. Cioè, insultare un componente, donna o uomo che sia, perché è di destra. Guarda, adesso io voglio essere molto chiaro: la madre dei cretini è sempre incinta, per cui può sempre capitare che a destra, a sinistra, al centro, sopra, sotto, ci sia un demente che si lascia andare a frasi del genere. Il punto non è che ci sia un deficiente che ogni tanto dice una frase fuori posto o dice delle stupidaggini. Il punto è chi le tollera. È la tolleranza che non è accettabile. È la tolleranza da parte chi ha delle responsabilità pubbliche che non è accettabile. Il deficiente che dice stupidaggini c'è sempre. È come tu reagisci a quella stupidaggine che fa la differenza. Allora, se tu non reagisci a seconda di chi è la vittima, c'è qualcosa che non funziona. Siamo fuori dall'ordine naturale delle cose. Tu, se è una stupidaggine, reagisci a prescindere da chi è la vittima, chi è l'oggetto dell'insulto, chi è l'oggetto dell'attacco. Io non mi scandalizzo perché un deficiente scrive queste cose. Figuriamoci, io ne ho ascoltate nella mia carriera anche di peggiori, purtroppo. Ma mi scandalizza nel momento in cui è una, è due, è tre, è dieci, è venti, è trenta e non c'è reazione da parte di chi dovrebbe reagire. È la tolleranza che è pericolosa. Perché la tolleranza, come ho detto prima, rischia poi di incocciare quello che si sente autorizzato a passare dalle parole ai fatti. Perché se Francesca è davvero la persona terribile che scrivono questi signori sulla pagina del sindaco, che lo tollera e non cancella, non reagisce, non prende le distanze. E allora, se io sono un cittadino magari un po' ingenuo, un po' psicolabile, un po' influenzabile, e leggo che questa è la persona più spregevole del mondo, e lo leggo sulla pagina istituzionale del sindaco, sulla pagina Facebook del sindaco, e vedo che il sindaco non cancella, avalla sostanzialmente, allora va incontro, lo sputo in faccia la prima volta, e la seconda volta gli do anche una randellata, e la terza volta magari gli do anche una coltellata. Cioè, le cronache sono piene di sta roba, eh? Quindi quello che io stigmatizzo non è tanto questo deficiente, che non so neanche chi sia, non è questo deficiente il problema. Il problema è che nessuno ha reagito a questa roba. Mi spiego? Chiedo alla politica centese di rispondermi se queste cose si possono dire solo perché Francesca è di destra, o se queste cose non si possono mai dire. È una domanda semplice, eh? Spero che domani qualcuno mi risponda.